sera di lavorare per portare le scuole il giovedì e il venerdì e lasciare il sabato come giornata per le famiglie o comunque per gli appassionati. Diciamo che il sabato è la giornata aperta a tutti dalla mattina, dove diciamo si uniranno alcune iniziative più sociali, come la partita che stiamo organizzando contro la violenza verso le donne, con tra gli amministratori del Valdarno, come è già successo tutti gli anni. Però quest'anno, invece di giocare contro il Sorriso del Dico, giocheremo contro la SD Marzocco, che è una squadra femminile di calcio. Il pomeriggio, oltre alle premiazioni dalle 3 alle 4, organizzeremo questa presentazione di questo libro Nedo Ludi, scritto da Pippo Russo, sociologo dell'Università di Firenze, su come cambia la società e come cambia lo sport. Quindi un'opportunità per riflettere sugli obiettivi che vogliamo dare allo sport, perché è uno dei canali importanti per cambiare anche la società o comunque vederne il cambiamento. Quindi la società dello sport, come tutti gli anni, si rinnova, presenza agli impianti di Matassino, e come dire, è quel momento in cui tiriamo un po' le fila di una annata buona o meno buona, dove premiamo i nostri atleti. Con buona probabilità premieremo anche le eccellenze nello sport tra atleti che portano il nome della nostra comunità nel professionismo, e insomma ci vedremo sabato.